Siamo con Marco Cantagallo, fondatore di My Web Catering. Buongiorno a tutti, grazie. E presento velocemente My Web Catering. My Web Catering, detta velocemente, spiegata velocemente, è una piattaforma web che collega attività della ristorazione, quindi bar, ristoranti, hotel e altro in genere del mondo Horeca, con fornitori di beni e servizi che servono appunto la ristorazione. E in primis una grande vetrina digitale dove il fornitore appunto può promuovere la sua azienda. Per noi, parlo in prima persona perché io sono uno chef di cucina, executive chef a Bologna nel prestigioso Circolo della Caccia, diventa un ecosistema appunto da valorizzare. Posso ricercare velocemente il bene, il prodotto più adatto alle mie esigenze, il fornitore più adatto a livello aziendale, non so, parliamo di metodi di pagamento, parliamo di stock ordinabile, minimo ordinabile e quant'altro. Per il fornitore, appunto, il punto di vista, diventa un ecosistema di clienti multiforme da valorizzare. È molto importante questo perché ad oggi siamo abituati, no, al fornitore che ci viene a trovare, di solito consideri che un ristorante ha a che fare con 10-15 fornitori di fiducia, più tutti quelli che vogliono entrare. Ecco, il fornitore in questo sistema, diciamo, deve evolvere un po' le sue strategie e trasformarle, adeguarle a questo appunto cerchio colmo di clienti, e quindi appunto le strategie si evolvono e crescono. Il vantaggio è che per le attività questo sistema è totalmente gratuito, non chiediamo nessun tipo di costo, né fisso, né abbonamenti e quant'altro. E lo stesso vale per il fornitore. Per il fornitore chiediamo una piccola commissione, tra virgolette, se riceve valore aggiunto, quindi se riceve degli ordini. In caso contrario, la peggior cosa che potrebbe accadergli è farsi pubblicità gratuita appunto sul portale. Noi ci facciamo in quattro per promuovere tutto quello che è il gruppo My Web Catering. Quindi promozione, ogni fornitore viene creato ad ogni fornitore una sorta di mini sito, no, all'interno della piattaforma, e niente, tramite eventi anche con le attività della ristorazione diamo voce a tutti coloro che ne fanno parte. Il vantaggio è che, diciamo, che quello che ci tengo a precisare è che nasce da quella che è una nostra esigenza, no? Poter andare a diminuire quelle attività a scarso valore aggiunto. Faccio un esempio pratico: delle volte, dopo una trattativa telefonica, ci si trova a dover gestire un ordine errato da parte di un fornitore, quindi fai un reso ordine per il fornitore, deve fare una nota di credito e quant'altro. Sono quelle operazioni a scarso valore aggiunto che noi non amiamo molto, ci fanno perdere molto tempo. Questo sistema digitale ci permette di recuperare quel tempo perso e di sfruttarlo per operazioni ad alto valore aggiunto, quindi ad esempio poter creare un nuovo menu, formare il personale e via discorrendo. Io credo che questo sistema, soprattutto in ottica estero, perché il nostro obiettivo è anche quello di andare all'estero, possa diventare per le aziende veramente un grosso trampolino di lancio. Pensi al piccolo, abbiamo dei piccoli produttori ad esempio che fanno biologico, che non hanno quella forza economica di poter avere degli agenti di commercio sul territorio estero piuttosto che sul territorio nazionale. Con un sistema totalmente gratuito possono dar voce a quella che è la loro eccellenza. In Italia siamo veramente messi bene da questo punto di vista.